Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste sono le principali notizie di oggi. Monteviale, moto esce di strada sbalzando il pilota nel fossato, rischia un 63enne castellano. L'incidente nel pomeriggio di giovedì con ambulanza del SUEM e polizia locale a prestare soccorso al pilota ricoverato al San Bortolo di Vicenza con politraumi al corpo. Si trova in rianimazione ma con speranze di riprendersi. Il cittadino di Montecchio Maggiore gravemente ferito, uscito di strada senza urti su altri veicoli. Vicenza, bazar di bici rubate in casa, 2 da 4.000 euro, accertamenti su due stranieri. 8 bici e un monopattino per un valore di almeno 15.000 euro in tutto sono stati trovati e presi in consegna dalla polizia locale. Si tratta di proventi di furti a Vicenza e provincia, denunciato il proprietario dell'alloggio per ricettazione, mentre un altro inquilino è risultato privo di un permesso valido di soggiorno in Italia. Vicenza, anche una vicentina nella grotta in soccorso allo speleologo statunitense in Turchia. Tra i 46 italiani, tutti i componenti del soccorso alpino e speleologico inviati nei pressi di Mersin, c'è anche una donna ed è vicentina. Da ieri è scesa nei cunicoli del sottosuolo per aiutare nelle operazioni di recupero l'esploratore americano intrappolato da sabato scorso nella grotta di Morca. Schio, ritorno ai primi del Novecento con la rievocazione che ricorda Schio Manchester d'Italia. Una rievocazione riporterà alla luce la storia e la cultura dei primi del Novecento a Schio e non solo. Succederà domenica 24 settembre nel centro cittadino, dove verrà ricreata l'atmosfera dell'era industriale d'inizio XX secolo, epoca d'oro per la città che ha reso Schio uno dei centri lanieri più importanti d'Italia. Previsioni meteo 8-10 settembre, tempo stabile nel weekend. Un promontorio anticiclonico che espande la sua influenza dall'Africa nord-occidentale fino al centro dell'Europa mantiene il tempo stabile, cielo sereno, aria limpida anche in pianura, grazie ad una modesta ventilazione dai quadranti orientali. Bassano del Grappa, Francesca Michelin annulla le ultime date del tour, dolori insostenibili, ho bisogno di riposo. Non è stato sufficiente alla cantautrice bassanese per riprendersi da un intervento chirurgico da lei stessa definito invasivo, lo stop ai concerti di agosto. Con grande rammarico ha annunciato sui social l'annullamento delle date restanti del suo tour. Pagina dell'Eco Nazionale, dall'estero, G20 a New Delhi, la Meloni vedrà Modi e Li Qiang, climate change e transizione energetica, i grandi nodi. La Presidente del Consiglio Meloni è atterrata a New Delhi, accolta dal Ministro dell'Agricoltura. Domani e domenica parteciperà al G20 che si apre in India. Si presenta al consesso con il nuovo nome di Repubblica di Bharat. Violenza contro le donne, Mattarella intollerabile, barbarie sociale. In occasione della decima edizione del Tempo delle Donne, il presidente al Corriere della Sera scrive: serve un'azione più consapevole, concreta e costante. A questa si deve affiancare nell'intera società un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra uomo e donna. Lo sport, qualificazioni europee. Nelle qualificazioni 2024 la Francia batte l'Irlanda 2-0 e si conferma così al primo posto del gruppo B. L'Olanda liquida 3-0 la Grecia. Il CDM approva il DL Caivano, subito un commissario. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL Caivano e il DL Sud. Nel primo testo sono previste nuove misure contro la criminalità minorile, nel secondo incentivi per lo sviluppo del meridione. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a risentirci.